Bene, ciao a tutti ragazzi, torniamo sul canale con un remake di una canzone già fatta circa un annetto fa, quando ho aperto il canale. Questa forse è stata una delle prime canzoni, per quello voglio rifarla e la rifaccio ovviamente in situazioni migliori, con dei software migliori, in modo che io possa mettervi di fianco da questa parte di qui il testo della canzone. E le freccettine del ritmo e tutto il resto, quello che concerne comunque gli accordi e tutto quanto che potete seguire e cantare insieme a me. La canzone, quella che avevo fatto precedentemente, era interrotta qualche volta perché c'erano delle cosine da spiegare. Quelle cosine non le spiegherò più e facciamo la canzone tutta dritta fino alla fine, con una variante che ci sarà la base. Una variante che ci sarà alla base, che mi darà una mano, la base quasi originale, con i coretti al fondo dei 4x4 di Nora Orlandi e Claudia Mori, che mi dà una mano. Ok, allora che dire, la canzone Celentano, Adriano Celentano, Un albero di 30 piani, proprio la canzone che si intitola così, che dava il titolo anche all'omonimo LP Long Plain di quei tempi. La data 1972, devo dire che questa è una delle prime canzoni che ho imparato a suonare con la chitarra, il ritmo molto facile. E mi ricordo che nel 1972 iniziavo a suonare la chitarra, incominciavo a suonare la chitarra e tutti mi prendevano in giro perché facevo sempre questa canzone qua, l'avevo imparata bene. L'unica cosa che non mi ricordavo era il testo della canzone, mi sbagliavo sempre nelle strofe. Allora, il ritmo sarebbe un tre quarti, un due tre, un due tre, un due tre, un due. Io l'ho rallentato un pochettino perché l'originale era troppo veloce sia da suonare che da cantare, e direi che possiamo anche raddoppiarla in certi punti, nel senso che se io faccio un ta ba ta ba dun ta ta, quindi faccio il primo quarto e poi quando faccio ta ba ta ba sono un ottavo, un ottavo, un ottavo, un ottavo e poi di nuovo un, due, tre, quindi sono collegati insieme, tutto insieme. Tan ta ba ta ba tan ta ta tan ta ba ta ba. Uno, uno, due, uno, tre. Un ottavo, ta da ta da, e poi un, due, tre, un, due, tre. Il ritmo sarebbe questo, l'originale da suonare, però posso anche capire che posso anche capire che questo ritmo da tenere tutta la canzone magari potrebbe essere un pochettino difficile, magari non lo farò nemmeno io, e quindi sarà molto molto probabile che si andrà a finire a fare il tre quarti del valzer, per non andare fuori tempo, perché se io continuo a fare, devo anche leggere gli accordi, devo anche cantare la canzone, magari riesco ad andare fuori tempo. Invece così, se suonando i quarti, un, due, tre, un, due, tre, quindi poi scegliete voi come suonarvela. Al meglio, secondo me, se la fate di tre quarti, un, due, tre, non succede nulla e nessuno vi potrà dire che la state suonando male. Ok, benissimo. Gli accordi sono facilissimi. Gli accordi sono Do, un Do settima, un Sol settima e un Fa. Cinque accordi che anche le settime, volendo, si potrebbero anche omettere e non fare, però sì. In certi punti il Do settima, quando fa il Fa, e poi il Sol settima, Sol settima, quando torna di nuovo in Do. Il Sol settima richiama un Do, il Do settima richiama un Fa, sono collegati insieme. Ok, ritmo, accordi della canzone detti, andiamo all'esecuzione. Ci vediamo fra 12 bellissimi secondi.
Ciao a tutti, esecuzione di un albero di 30 piani, Adriano Celentano. Ricordatevi, è il 6 ottavi, oppure un pa-pa, tre quarti. Possiamo anche suonarla così. Io cercherò di fare 6 ottavi per dare l'esempio di come si fa da qua fino alla fine. Vediamo se riusciamo a tenerla, a tenere il tempo in questo modo qua. E ricordatevi che io faccio Do, Sol. Muovendo l'anulare, scusate, anulare, Do, terzo capotasto, terzo tasto sulla quinta corda e terzo tasto sulla sesta corda. Quindi faccio Do e Sol, Do e Sol, perché il basso fa proprio questo lavoro qua. Partiamo, scusate, un attimo, partiamo. La tua mania di vivere in una città, sol settima o sol, guarda bene come c'ha conciati la metropoli, belli come noi, ben pochi sai, ce n'erano. Dicevano, quelli vengono dalla campagna, ma ridevano, si spanciavano, già sapevano che saremmo ben presto anche noi diventati come loro, tutti grigi come i grattacieli con la faccia di cera. Sulla pianta prendevi il sole con me e cantavano per noi sui rami le allodole. Ora invece qui nella città i motori, cantano la marcia funere e le fabbriche ci profumano anche l'aria, colorandoci il cielo di nero che odora di morte, ma il comune dice che però la città è moderna. Anche il naso, la nevrosi di moda, chi non l'ha ripudiato sarà. Ultima strofa. Aia, non respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù, va giù e non viene su. Vedo solo che qualcosa sta nascendo, forse un albero, sì, è un albero di 30 piani. E qui c'erano i cori. Settima. E finiva su.
finiva sfumando, il disco finiva sfumando. Eccoci qui, eccoci qui. Ecco, allora ricordiamoci il do, do settima che porta al fa, ok? E il sol, a volte sol normale, a volte sol settima, quando deve tornare in do, ok? Scusate i colpi di tosse che ogni tanto mi sono arrivati, c'ho il ventilatore che mi punta di dietro e ogni tanto mi fa venire i sudori e la tosse, quindi la tosse in automatico. Comunque, la canzone in toto è tutta qui, vi metterò da questa parte di qua il testo con la canzone con gli accordi sotto, così voi potrete cantarla insieme a me, ok? Ci vediamo alla prossima. Ah, ricordatevi, ancora una piccola cosa, il do. Guardate, do, sol. Non guardate il medio, guardate l'anulare. Do, do. Do, sol. Do, sol. E poi il sol settima. Ho il sol col mignolino e quindi faccio il sol normale. Se alzo il mignolino lo tolgo e questo diventa, metto l'indice, qui diventa un sol settima. Sol settima, sol normale. Sol settima. Cioè, ho fatto anche un tutorial dove insegno questo passaggino qua, un tutorial che pubblicherò, forse l'avrò già anche pubblicato, ok? Quindi don, don, pom, pom, poi va in sol settima, poi di nuovo in do, poi sol settima, do, do settima, e fa. Sol settima, o sol normale, sol, si può fare anche così il sol normale, e poi di nuovo il do. Buon divertimento a tutti, alla prossima, ciao ragazzi, suonate bene, suonate tanto e mi raccomando, visualizzazioni a tutta forza, ciao, alla prossima. Ciao, mi permetto ancora di consigliarti questo video qui e questo video qui. Uno per un buon proseguo, per una buona continuazione, è inerente al video che hai appena guardato. L'altro è l'ultimo video che ho appena pubblicato sul mio canale. Buon proseguimento, quindi, e buon ascolto e buona veduta. Ciao!